Quante volte hai sentito nei percorsi di crescita personale, di ricerca interiore, di percorsi di miglioramento, di self-help, devi imparare a meditare, utilizza la meditazione a tuo favore, crea uno spazio sacro per portare la tua meditazione nella quotidianità. Quante volte hai sentito, lo dicono anche i nostri amici saggi che sono arrivati prima di noi, già da 3.000 anni fa, forse di più, utilizzano la meditazione come mezzo di evoluzione, come mezzo di ricerca, come mezzo di cambiamento. Addirittura la meditazione veniva utilizzata come comunicazione telepatica da persona a persona, da paese a paese, da località a località. Viene utilizzata attraverso l'intuizione, la creatività, l'esplorazione dei mondi magici. Se ovviamente avrai visto, esplorato dentro di te, esistono dei mondi incredibili da poter conoscere che sono legati alla simbologia. È legato al nostro inconscio, anche Jung ci ha elencato più volte quanto potere abbiamo dentro di noi per poter andare a ricercare dei messaggi che ci aiutano a evolvere, ci aiutano a trovare soluzioni concrete. Non stiamo parlando di oddio, faccio una meditazione su una montagna, che bello, sono beato tra le piante, i fiori, gli animali che sono all'interno di quel contesto. Ma sono qui per dirti che la meditazione, se viene praticata quotidianamente, 5 minuti, massimo 10 minuti, non mi dire che non hai tempo, 5 minuti, la puoi fare anche mentre sei in metropolitana, sul treno, mentre sei in pausa pranzo, quindi il tempo, se abbiamo la volontà, il desiderio, l'intenzione di migliorarci, troviamo il tempo per capire dentro di noi che cosa c'è, capire dentro di noi quali sono i suggerimenti, senza avere paura, senza avere aspettativa, senza avere l'attaccamento, oddio, adesso chiudo gli occhi, entro nel mio mondo e chissà che cosa accadrà, vedrò la parte peggiore di me. E quindi? E allora? Queste sono le due domande. E quindi? E allora? Anche se vedi la parte peggiore di te, ben venga, hai l'opportunità di trasformare quella parte peggiore di te, mettendogli luce, mettendogli un comportamento, un'abitudine, una caratteristica comportamentale differente rispetto a quella che normalmente siamo abituati a vedere o l'inconscio ci sta trasmettendo. Il discorso sarebbe molto più lungo e molto complesso, ma abbiamo tempo e questo tempo che abbiamo a disposizione in questo percorso che stiamo facendo insieme, hai l'opportunità di testare più strategie, più metodi che possono essere consoni al tuo stile di vita. Partiamo oggi da una meditazione di 5 minuti. Le puoi trovare sul mio canale YouTube, puoi digitare meditazione 5 minuti Carlo Lesma e ti verrà fuori una struttura di una meditazione chiave di 5 minuti. Puoi scegliere anche la meditazione di 1 minuto, di 2 minuti. Puoi provare con pochissimo tempo. Perché ci sono tante persone che mi dicono: Carlo, io una meditazione dopo 15 minuti mi addormento. Va bene, allora fai una meditazione più breve. Oppure se ti stai addormentando perché il tuo corpo ti sta dicendo: ho voglia di dormire, ho voglia di riposarmi. Partiamo da questa meditazione, 5 minuti. Cosa significa? Significa che è importante, se sono le prime volte che fai la meditazione, di utilizzare delle cuffie. Almeno hai l'opportunità di cancellare alcuni suoni, alcune frequenze che arrivano dal mondo esterno, quindi come se riuscissi a creare dentorno a te una sfera di cristallo, una bolla di sapone, una bolla che ti protegge e che tu sei protetto e protetta all'interno di questa bolla. Quindi utilizza delle cuffie, puoi utilizzare la mia meditazione che trovi su questo canale, oppure potresti iniziare semplicemente da una musica che ti aiuta, magari una musica della natura, la musica che sei di fronte all'oceano, insomma, una musica che ti rilassa e inizi facilmente a portare l'attenzione sul tuo respiro, aria che entra e aria che esce, e porta davanti a te un'immagine che ti ricorda una gioia, una felicità, un momento di benessere, e poi vedi che cosa accade. Lascia che la tua creatività, lascia che la tua intuizione ti porti davanti a te l'immagine utile e necessaria per la tua quotidianità, perché le immagini che vengono impostate vanno bene,
E poi bisogna lasciare la libertà del nostro pensiero, della nostra creatività, della nostra intuizione a far emergere quello che è giusto per te. Ti faccio un esempio. Immagina in questo momento di utilizzare delle cuffie, creati una campana di vetro intorno a te a livello immaginario, creati una bolla intorno a te e poi inizia a respirare. Questa musica, se è semplicemente una musica, ti guiderà in un posto lontano, in un posto tranquillo, e immagina che sei sereno, serena, sei pacifico, sei in questo ambiente molto, molto sereno, pieno di gioia, pieno di felicità. E lascia emergere la prima caratteristica comportamentale che può essere utile nella tua vita per generare un cambiamento, una trasformazione. Una caratteristica. Fai questo esercizio e fammi sapere sotto nei commenti che cosa è emerso e come ti ha aiutato questo esercizio.